benvenuti al Bar Sport. Buongiorno, buon lunedì mattina 20 aprile, benvenuti a Bar Sport. Genoa e Sampdoria che hanno giocato in questo fine settimana con risultati non strepitosi, e qua c'è un ospite a sorpresa questa mattina. Noi di Bar Sport, voi ne conoscete la voce, ma noi di Bar Sport vi presentiamo anche il volto di Marco Callai, voce di RTL 102.5, che vi racconta ogni domenica da Marassi gli aggiornamenti dai campi per quanto riguarda Genoa e Samp. Buongiorno Marco. Buongiorno a te Federico. Allora, insomma, un weekend non particolarmente esaltante per le formazioni genovesi, la Samp che impatta contro il Cesena 0-0 a Marassi, e il Genoa che invece, insomma, lascia ogni velleità europea a Palermo con questa sconfitta. Eh sì, lo possiamo chiamare il weekend del rimpianto, perché la Sampdoria poteva guadagnare posizioni e gradi in chiave Europa League, aveva un avversario assolutamente alla portata come il Cesena di Di Carlo, fortemente rimaneggiato. Mihajlovic ha voluto provare la formazione più offensiva possibile con questo 4-2-3-1 che sì, ha creato tante occasioni da gol sui piedi sbagliati a mio modo di vedere, perché le più ghiotte sono arrivate a parte Muriel sui piedi dei difensori, ed è grande rammarico perché con un'eventuale vittoria, insomma, il discorso Europa League si poteva anche chiudere con diverse giornate d'anticipo. Rimpianto anche per il Genoa, perché in caso di vittoria in casa del Palermo si potevano sicuramente fare dei passi avanti, tenere ancor più vivo il sogno europeo. Invece bisogna in questo caso fare ammenda per un bruttissimo primo tempo che ha permesso al Palermo di andare due volte in vantaggio, insomma, poi non è bastata una generosa ripresa per rimettere le cose a posto. E allora, dal commento tecnico al commento dei nostri opinionisti da Bar Latteria, insomma, Marco, tu sei circondato da due avvocati, stai attento. Allora, due avvocati, tra l'altro rosso-blu, la fossa degli avvocati, Antonio. Assolutamente sì, anzi poi il più esperto è lui. Questa volta ha detto tutto lui, allora posso fare un po' di polemica dicendo che il 4-2-4 della Sampdoria è stato veramente una cosa senza senso. Non voglio dire che mi ha fatto sorridere, visto che non avevo altro da godere per quello del Genoa. Abbiamo regolato una buona squadra come il Parma, che abbiamo visto anche questa domenica, consoliamoci così, che non fa sconti a nessuno. Siamo andati non so con che testa, con che spirito a fare il primo tempo. Stiamo tranquilli, adesso ci possiamo finalmente mettere l'infradito, purtroppo, e andare. Chi non si mette l'infradito invece è Matteo, occhi di ghiaccio dei vicoli di Genova. È la Sampdoria che deve continuare questa corsa all'Europa, e forse ha sprecato un'occasione per allungare sulle rispettive concorrenti. Sì, abbiamo sprecato un'occasione sicuramente. Io ti dirò, da tifoso avrei preferito il 4-4-2 di Novellino per prendere i tuoi tre punti giocando male, con tutto rispetto per Novellino che adoro e che ci ha fatto raggiungere risultati importanti, però come gioco, come bellezza, come abbiamo fatto tante di quelle azioni che io non me le ricordavo al Ferraris, così tante azioni. Poi ti dirò, hanno giocato tutti bene, mi sono piaciuti, come dice giustamente lui, siamo arrivati in porta con gente che non doveva arrivare in porta. Mi sarebbe piaciuto di più far vedere arrivare in porta Eto'o, anche se Eto'o sta facendo cose come a Milano, che mi ha fatto cadere in terra dal divano con quella finta, e ti sta facendo quello che non dovrebbe fare, però va bene così. Non sei d'accordo con me sul fatto che in certe situazioni, insomma, campioni come Eto'o debbano prendersi delle responsabilità? Contro il Cesena, soprattutto nella prima mezz'ora del secondo tempo, non lo si è mai visto saltare l'uomo, ecco. Si è vista una Sampdoria forse troppo Eder dipendente, perché nella giornata peggiore del suo giocatore migliore, insomma, non è riuscita a battere una squadra che è terz'ultima. Sì, io ti dico la verità, sta facendo quello che non riesce a fare nessun altro, cioè dietro le punte a dare la palla a chi dovrebbe segnare. Se fa quello non può potrebbe saltare anche l'uomo, potrebbe fare quello che vuoi, però non può far tutto lui. Lui, più di darti la palla in mezzo all'aria, come ha fatto a Milano, che ragazzi, a Milano ha dato una palla a Soriano che io, Max S, gli si sono incrociate le gambe, è caduto in terra, nel senso, ha fatto una cosa meravigliosa. Torniamo però un attimo al Genoa, perché si parla anche del futuro tecnico del Genoa per il prossimo campionato. Gasperini, insomma, dopo la partita di ieri non ha fatto intendere di essere sicuro di rimanere al suo posto per il prossimo campionato.
Gasperini ha ancora un anno di contratto, quindi voglio dire, io partirei da questo dato, cioè il contratto di Gasperini scade al 30 di giugno del 2016, quindi se non c'è un mutuo dissenso tra lui e la società, lui sarà l'allenatore del Genoa anche per l'anno prossimo. Detto tutto questo e con tutta la gratitudine per Gasperini, che secondo me quest'anno ha fatto al Genoa il migliore dei campionati da quando è alla guida tecnica della società, perché nonostante tutto noi siamo settimi in classifica a dispetto della brillante campagna di rafforzamento che il Genoa ha condotto a gennaio con le cessioni di Matri, Piniglia, Sturaro e Antonelli, e ripeto, nonostante tutto siamo ancora qui. Il mondo, se dovesse essere, non finisce con Gasperini. E io ho sentito parlare di Sarri. Signori, tenete presente che Sarri quest'anno sta facendo fare un campionato dignitosissimo all'Empoli, che sulla carta come rosa era probabilmente la più scarsa del mazzo. E chi conosce la Toscana è Jacopo, che viene direttamente da Siena per Bar Sport. Tu sei genuano e Sarri lo vorresti sulla panchina del Genoa per il prossimo campionato? Sarri è un buon allenatore, però secondo me bisogna lasciargli il tempo di lavorare, perché mandarlo via dopo 5 giornate che ti va male, poi cioè, bravo, bisogna dargli tempo. Non è un allenatore che risolve la situazione in 5 giornate e ti mette a posto la squadra. Se lo prendi ci devi credere e dargli fiducia, anche se all'inizio i risultati vanno male. Detto questo, io spero che comunque Gasperini rimanga, perché secondo me adesso è il migliore che c'è, che il Genoa si può permettere, diciamo così. Marco, quali motivazioni può dare ancora Gasperini a questa squadra da qui a fine campionato, visto che insomma le sorti europee sembrano belle che compromesse? Ma sì, è vero, da un certo punto di vista si fa molto difficile, difficilissimo provare a rincorrere l'Europa, però diciamo che ci sono ancora delle sfide abbastanza affascinanti contro le depresse Milan e Inter, quindi partite che sicuramente daranno motivazioni, la trasferta all'Olimpico contro la Roma. Io credo che il Genoa, soprattutto in casa, debba cercare di fare più punti possibile, e poi quando saremo arrivati in fondo al campionato si faranno le somme. Ma allora l'ultimo, detta brutalmente, secondo te da qui a fine campionato si va a vedere il Genoa o si vanno dentro terra a fare delle basanate? No, si va a vedere assolutamente il Genoa, perché comunque ci sono ancora delle belle partite da andare a vedere, per esempio anche un Genoa-Torino, insomma sì. Sono due squadre che adesso sono alla pari in classifica e tutte e due puntano a raggiungere comunque una buonissima posizione. Ecco, perché comunque restare dai primi otto è un obiettivo. Vabbè, indubbiamente per la Coppa Italia l'anno prossimo. Come obiettivo è stato il 2008. No, avevamo tanta paura noi genovani della seconda parte del campionato dell'anno scorso. Mi sembra, spero, ragazzi, che non si stia ripetendo. Dobbiamo chiudere, allora vi chiedo un velocissimo e rapido giro con un pronostico per Napoli-Sampdoria, che è un po' il match della prossima giornata di campionato, match clou per quanto riguarda la Serie A. Partiamo da Matteo e a giro andiamo a vedere quali sono i vostri pronostici. Napoli-Samp. Napoli-Samp, come va va? Come va va? 2 fisso. 1-1. 2 fisso, doppietta di Eto'o. Io dico Napoli. Benissimo, allora Marco, chiudiamo parlando della Festa dello Sport, un evento per Genova. Sì, appuntamento dal 22 al 24 maggio al Porto Antico di Genova, che verrà trasformato in uno straordinario parco olimpico con 130.000 metri quadrati a disposizione delle famiglie e dei bambini. Si potranno provare oltre 70 discipline sportive. La Festa dello Sport davvero si presta per tutti coloro che vogliono scoprire la loro vocazione sportiva. Appuntamento poi molto importante venerdì 22 maggio alle 20:30 con il Gala dello Sport, dove incoroneremo tutti gli sportivi liguri più votati dal pubblico. Fammi dire ancora soltanto una cosa: premio fotografico Carlo Nicari fino al 30 aprile. Per ricordare questo grande dirigente sportivo, storico presidente del CONI Genova, potete mandare fino a 3 foto a foto@stellenellosport.com. Grazie a Marco Callai e grazie ai nostri amici che rimarranno incollati qui alle loro sedie della latteria fino a lunedì prossimo per un'altra puntata di Bar Sport. Fatevi un applauso. Buona giornata e buona settimana a tutti da Liguria Talk.